smettete di trattarci in questo modo. Noi siamo cittadini capaci di intendere e volere, ci siamo assunti la responsabilità di chiamare la città a esprimersi su questo aspetto. Molti non sapevano neanche che il Comune ogni anno dà 1 milione di euro alle scuole private, non lo sapevano i cittadini. Un po' di rispetto per chi è andato a votare e si è espresso. Risparmiate il gettone, tanto avete già deciso cosa fare. Perché voi avete tradito il vostro elettorato e non rappresentate più nessuno. Non sta scritto da nessuna parte che voi ogni anno vi sedete intorno a un tavolo e aumentate i soldi a raffica, a pioggia, alle scuole cattoliche, perché sono tutte cattoliche. Che ne dico qualcuno? Sono tutte cattoliche e non c'è possibilità di scelta. Non posso accettare che mi si dica che un consiglio comunale liberamente eletto dai cittadini possa stabilire lui, in base a un referendum a cui hanno partecipato il 16-17% dei cittadini, con il risultato a favore del comitato A, di prendere atto che per questo 17% è incostituzionale la legge di parità voluta da Berlinguer e il sistema pubblico integrato che noi applichiamo. Non possiamo fare nostre i motivi dei promotori del referendum che ritengono incostituzionale questa legge. Questo lo può fare la Corte Costituzionale, non un consiglio comunale liberamente eletto dai cittadini. Abbiamo argomentato questa questione abbondantemente e non c'è nessuna mancanza di rispetto verso i promotori del referendum. La scelta di votare con un asse PD-PDL il mantenimento senza alcuna modifica dei finanziamenti comunali alle scuole paritarie private, cari colleghi, per noi è uno schiaffo ai cittadini ed è uno schiaffo che i nostri cittadini non si dimenticheranno.